corso in lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione internazionale fornisce alle studentesse e agli studenti un'evoluzione naturale di un corso in lingue, ma con un taglio specifico che riguarda l'applicazione delle lingue nei contesti più diversi, in particolare la cooperazione internazionale o il lavoro in impresa, o anche in contesti che vedono la mediazione linguistica come un strumento indispensabile per mettere insieme in modo cooperativo persone con esperienze diverse. È un corso che ha l'obiettivo di poter fornire informazioni di base e anche specialistiche a studentesse e studenti che non hanno una formazione economica. Ed è per questo che il corso si addentra nella spiegazione storica, geografica, di relazioni internazionali, ma con un accenno anche all'analisi dei dati. È necessario oramai avere una minima nozione di come leggere le informazioni che vengono dai rapporti internazionali. Ma le imprese private non sono l'unico campo di possibile impiego per le studentesse e gli studenti di questo corso. Queste possono anche aspirare alle istituzioni internazionali, sia quelle presenti nel nostro paese, come la FAO o anche la Banca Mondiale, ma anche quelle all'estero, la Banca Centrale Europea oppure il Fondo Monetario Internazionale. In tutti questi contesti il mix fra competenze linguistiche e analisi economica è di fondamentale importanza, ma anche per istituzioni nazionali che si occupano di internazionalizzazione, il sistema delle Camere di Commercio innanzitutto, ma anche l'ICE, l'Istituto per il Commercio Estero, la SACE o la SIMEST, sono tutti luoghi in cui la studentessa e lo studente che si iscrivono a questo corso possono poi aspirare. Quindi competenze linguistiche da una parte e conoscenza di diritto e di economia dall'altra. Ed è per questo che abbiamo tagliato questo corso per voi.